progetto coinvolgente di educazione ambientale attraverso la scoperta dell'affascinante mondo delle riserve naturali nelle ore del crepuscolo e addirittura notturne, senza disdegnare però una visita nei luoghi storici del Molise, nello specifico dell'antico maniero del casato dei D'Alessandro di Pescolanciano. Proprio da lì è partita ieri la Notte Bianca della Biodiversità. L'iniziativa, anche nell'edizione 2022, è frutto della sinergia tra il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia e Intramontes, l'associazione di promozione sociale del territorio. Ai nostri microfoni il presidente Eugenio Auciello. Dare ai visitatori l'opportunità di cogliere quel collegamento storico che esiste tra il nostro castello della famiglia D'Alessandro, appunto, e la foresta di Colle Meluccio, un legame che dura, diciamo, dal 600 in poi. Beh, sicuramente il flusso turistico sarà notevole. Già durante le estati sotto Covid c'è stato un certo afflusso, soprattutto dal nord Italia. Sicuramente quest'anno, con le maggiori aperture, ci aspettiamo un afflusso più consistente. E insieme alla visita guidata, a suscitare l'interesse dei visitatori al castello, una piccola e vivace rappresentazione teatrale. Dimmelo quale! Ci sono due signori che vogliono parlare con lei. Ah, due signori? E per che cosa? Per il posto da lavoro per pastore. Ah! L'iniziativa, come anticipato, è proseguita poco distante nella meravigliosa riserva naturale MAB UNESCO di Colle Meluccio, il cuore verde del Molise, conosciuto ed apprezzato anche da fuori regione. Alla fine, le lusinghiere impressioni di questi turisti provenienti dalla Toscana. Per la prima volta ci è piaciuto molto, soprattutto non solo per le persone, ma anche per i paesaggi, anche per la zona archeologica, anche tutto il punto di vista culturale e artistico, che dovrebbe essere valorizzato, secondo me, valorizzato di più, perché è un posto bello che dovrebbe diventare una meta per molti altri. Bella, bella, perché siamo stati veramente bene, sia come clima che come mangiare, tutto, insomma, ecco. Anche chiese bellissime, abbiamo visto Santa Maria della Strada soprattutto e Santa Maria di Canneto, che ci sono piaciute moltissimo, queste chiese medievali, molto molto belle. Sicuramente ci torneremo perché ci è piaciuto molto.